ecco. L'opzione obbligatoria, se non è oggi e domani, è tagliarsi i capelli qui dai turchi, perché qua costa meno di metà di quanto spenderemo noi e mi conviene. Stiamo per andare a tagliarci i capelli, il prezzo ve lo dico troppo. Signori, buongiorno, qui da Istanbul con più o meno 1000% di umidità, si suda da morire. Stanotte ci siamo svegliati in un bagno, non di Romagna, ma di sudore, che schifo. C'è un'umidità pazzesca qui. Mamma mia. Oggi dove vi porto? Dalla parte asiatica. Perché? Semplicemente perché ritengo giusto che chi è interessato a capire per visitare Istanbul cosa c'è nella parte asiatica, ad esempio come lo ero io su web, soprattutto su YouTube, non ho trovato contenuti che mi informassero a riguardo. Quindi questo è il nostro terzo giorno a Istanbul, parte asiatica. Vediamo cosa c'è di là e viviamocela. A few moments later. Se arriva il pullman. Guarda qua. Guarda ti anche oggi. Guarda, di solito mi tocca sempre guidare gli aerei quando prendo l'aereo, perché il pilota sta sempre male, tocca sempre fare uno sforzo a me. Oggi siamo in poppa, tocca guidare a me anche il battello qua, il traghetto, com'è che si chiama? Senti che sburianska! Ragazzi, siamo bloccati, non riusciamo a attraccare, o come si dice, perché lì c'è stato uno scontro tra due battelli, com'è che si chiamano, tra due ruscelli, tra due navi, e stiamo gestendo una raccolta fondi per aiutare gli infortunati di quell'incidente. Per aiutarmi anche voi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Allora, le banlieue. Bene, siamo arrivati, scendiamo, viaggetto più o meno di mezz'ora, sì, più o meno una mezz'oretta, per la bellezza di 60 centesimi, beh dai, non è male. Se lo fai a Venezia, ti porta via, boh, 20 euro, 30 euro. Bene, signori, siamo nella parte asiatica di Istanbul finalmente. Che mai a pesce stasera? Da quanto mi sono documentato, nella parte asiatica a livello di attrazioni, cose, c'è molto meno da vedere. Ci sono sempre tante moschee, come sempre, però sì, a una certa basta. La particolarità di questa zona asiatica è che è pieno di pescatori abusivi. Ma qual è la differenza tra quelli europei e tra quelli asiatici? È che quelli europei vanno a pesci, mentre loro pescano alghe. La sensazione dalla parte asiatica qui, siamo un po' più indietro a livello di struttura, a livello di persone, a livello di civiltà rispetto alla parte europea, che sono fra più dei singanotti, i palazzi sono messi leggermente peggio, anche se comunque la parte di Galatasaray e Besiktas non è messa così tanto bene al di fuori dal centro. Ma qui il quartiere, diciamo, centrale, il quartiere più interessante dovrebbe essere quello di Fenerbahce. Ciao Murino! Razzano il gabbiano. Il monumento più rappresentativo e più conosciuto della parte asiatica di Istanbul è la Torre di Leandro, detta anche Torre della Ragazza. E qual è la sua storia? Praticamente all'epoca, non mi ricordo in quale epoca però, la figlia del sultano che governava quel tempo era stata predetta da una veggente tramite appunto suo papà che lei sarebbe morta al determinato giorno alla determinata ora. Così il padre fece costruire questa torre in mezzo al mare, distante da tutti, che nessuno ci poteva arrivare, e rinchiuse la ragazza lì, proprio per prevenire la sua morte. E no, invece non finì così, perché la ragazza morì avvelenata da praticamente un verme, un bruco, tipo un serpente, che si trovò dentro il cesto di frutta. Quindi per questo questa torre è chiamata la Torre della Ragazza. La torre è accessibile tramite un traghetto privato, tramite biglietto, tramite escursione organizzata, oppure se volete a nuoto. Tanto qua vicina non è proprio così lontana, potete benissimo nuotare, solo che ovviamente vicino al mare, lavori in corso, tanto per cambiare, e bisogna stare in mezzo a strada qua, fianco a Siora qua. Stiamo entrando dentro la city, la penso old city. La parte centrale dovrebbe essere molto molto residenziale. Qui la vedo dura che ci sia la parte, insomma, turistica, la parte dove siamo noi adesso. Le strade sono molto deserte, c'è un grandissimo silenzio qua. Però una cosa positiva rispetto alla parte europea di Istanbul è che la strada è fatta molto molto meglio qua. Sì sì, la zona è super super tranquillissima, non ci sono turisti, c'è anche poca gente, è sempre pieno di macchine parcheggiate ovunque. È un leggerissimo via vai di macchine, ma proprio zona desertica, zona vuota, qui non ci passa nessuno. L'opzione obbligatoria, se non è oggi e domani, è tagliarsi i capelli qui dai turchi, perché qua costa meno di metà di quanto spenderemo noi e mi conviene. Comunque sì, mi sentite, c'è un bel dislivello anche qua, siamo 70 metri più alti. 3 hours later. Abbiamo scavallato con un pullman bello giallo, siamo arrivati al porto, zona Fenerbahce, tra una decina di minuti a piedi siamo in centro. Guarda che belle le strisce pedonali turche, non esistono. No,
La zona qui devastata dalla povertà, dalla puzza, dallo schifo, cioè si vede che qui è completamente differente rispetto alla parte europea. Venditori ambulanti ovunque, smog, odore, strada distrutta, blah. Però almeno qui la zona diciamo centrale e speriamo di trovare un buchetto per mangiare qualcosa, pieno di negozi di cibo ovunque. Quanta cazzo di gente c'è! Qui sembra che non ci sia una piazza, la tra virgolette piazza principale, dove c'è l'uomo qua che vi prova a vendere roba. È in mezzo a vie incasinate, luride, e questo è il suo simbolo, un bel torero, un bel toro dove ti inforca quei corni. Fa pranzetto esotico, tipo self-service, come abbiamo mangiato l'altra sera in Europa. Passate a vedere lo scorso video di martedì scorso. Questa beef con formaggio, pane e vegetables. Buono, non è neanche pesante, leggermente piccantino. Se sai scegliere i posti giusti, in Turchia mangi veramente bene e economico. 3,50€, neanche male. One hour later. Stiamo per andare a tagliarci i capelli, il prezzo ve lo dico tra pochissimo. Taglio fatto e indovinate il prezzo, 3,50€. Guarda, niente da dire, sono stati molto professionali. Ci abbiamo messo una mezz'oretta per intenderci e per capire che taglio volevo, anche se in realtà è semplice. Il ragazzo, presumo fosse nuovo, sapeva solo il turco, si è messo una vita, però comunque professionali, gentili, tutto quanto, e soprattutto economici, 3,50€. Ma infatti qui in Turchia sono abbastanza famosi i parrucchieri, ma soprattutto i centri di trapianti di capelli e qualsiasi altra cosa pelosa che voi abbiate in mente. Un sacco di gente viene qui a farsi il trapianto perché qui è molto 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 economico, non so quanto, ma tantissimo economico rispetto all'Italia e tantissimi altri paesi del mondo. Stiamo andando verso lo stadio adesso e è pieno di gente per la città con la maglia del Fenerbahce, perché stasera c'è la partita di preliminari per qualificarsi alla Conference League Fenerbahce Twente. Comunque la religione più importante qui nella Turchia è il calcio. Qui si parla di calcio ovunque, tutti sanno di calcio, anche le donne, ci sono TV con calcio ovunque, veramente viva il calcio. Sono le 4, hanno fatto entrare tutti e vediamo se riusciamo a prendere un biglietto, o nel caso ci facciamo un giro a cazzo. Guarda che lascia le sesti, guarda che lascia le coera. Niente, niente biglietto, niente partita, niente stadio, perché bisogna avere una carta speciale e mamma mia. E niente, per oggi la parte asiatica è a posto, non c'è tantissimo da vedere. C'è il centro dove abbiamo mangiato, che lì è carino, è super caotico, pieno di colori, pende casini, il cibo è buono, economico. C'è un traffico assurdo, mamma mia. Andate a tagliarvi i capelli come ho fatto io, anche se non ho potuto fare il video. Quindi la parte asiatica è tutta molto residenziale, molto povera. Diciamo che solo nel centro, vicino allo stadio del Fenerbahce, è super molto caotico e la gente è tutta concentrata là. La città di qui è presa abbastanza male, per vederla basta, boh, penso un giorno. Sì, un giorno basta e avanza. Ora andiamo a prendere la metro e torniamo a Sultanahmet. Ci vediamo martedì prossimo con il video in una città che ho già portato all'inizio, però che voglio riportarvela. Mi raccomando come sempre, like, iscrizione e baci, abbracci e spuaci. Au!